mese. Sì, campagna elettorale propone il reddito di cittadinanza con la delibera di tutta. Con la delibera di tutta, senza coperture finanziarie. Una palla megatomica e lo fai dopo 5 anni, mentre noi oggi a Livorno è partito il reddito di cittadinanza. Bene! Dobbiamo imparare una cosa, la dobbiamo imparare tutti quanti. Alle parole devono corrispondere sempre le azioni, sempre. Se alle parole non corrispondono le azioni c'è qualcosa che non va. E allora questo Parlamento si è trasformato in tutto, il contrario di tutto. Prima era PD+6, l'hanno preso il premio di maggioranza, hanno eletto la Boldrini alla Camera dei Deputati come Presidente. Poi si sono divisi, poi è entrato Verdini, poi Migliore, capogruppo di SEL, è passato al PD votando il Job Act, quando invece prima era contrario all'Italicum e ha votato la legge Italicum e era relatore di maggioranza. Tutto il contrario di tutto, scelta civica con molti a scoppare, scelta civica non c'è più, entra nel PD, Forza Italia prima con Renzi, prima con Letta, poi con nessuno, poi con gli altri. Questo è il Parlamento, alle azioni non corrispondono i fatti, alle azioni non corrispondono i fatti, alle parole non corrispondono i fatti. E allora dobbiamo imparare a guardare, ad avere un altro sguardo sulla politica, dobbiamo seguire il flusso di quello che si fa. Gli atti. Sta cambiando tutto il Parlamento da quando ci siamo noi, sta cambiando tutto e dobbiamo completare questo cambiamento anche qui a Napoli, perché non esiste una rivoluzione a metà, o la rivoluzione si compie e non si compie, e noi la vogliamo compiere fino alla fine, e la parola e lo chiediamo, e poi da noi, e poi da noi. Brava! Ciao! Se parlo senza microfono mi sentite meglio? Sì, bravo! Sì. Sì. Sì! Perché io ho più voce di Roberto Pirro. Sì, lo sappiamo! Però non è più figo. Siamo il movimento senza accordi, senza finanziamento pubblico eppure senza palco. Questo è il Movimento 5 Stelle. Contano le immagini, in questa piazza gremita non c'è un poliziotto e non c'è un carabiniere. Bravo! Oggi il Presidente del Consiglio era a Brescia, forse c'erano più poliziotti che persone che firmavano per i suoi osceni referendum, ma forse più che lui da noi. Le forze dell'ordine servono a difendere noi da lui. È entrato che diceva, vi ricordate, mi difende la gente. Oggi la gente dice, mi difende l'apostrofo a gente. Ora noi abbiamo una grande forza, sono 3 anni che non molliamo, che stiamo nelle piazze. Chi segue il movimento sa che non c'è differenza tra campagna elettorale e non campagna elettorale. Noi saremo gli unici che dopo le elezioni a Napoli, la settimana dopo, ristaremo in piazza a fare delle agorazioni. E se come diceva Roberto, i voti contano perché vogliamo entrare, ce la vogliamo fare, ma conta molto di più un popolo attivo che non si fa fregare da questi cialtroni, che si informi in maniera alternativa, che con alcuni giornali ci incarta il pesce o ci accende il fuoco e non si fa più manipolare da questo sistema di piazza. Ora è molto, molto importante continuare ad informarci, a convincere gli scettici, a convincere le persone che sono del Movimento 5 Stelle a loro insaputa, perché è pieno di gente del 5 Stelle ma ancora non lo sa. Guardateci quello che siamo, non siamo cambiati di una virgola, non ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo la piccola e media impresa. Abbiamo prodotto 4 manovre economiche. Una è il reddito di cittadinanza, 2 il piano energetico
nazionale. 3, il sostegno alla piccola e media impresa, perché come il centro storico di Napoli va rivitalizzato sostenendo le piccole e medie imprese così come tutta Italia. E 4, una legge anticorruzione raccolta in una carta dell'onestà che siamo gli unici in grado di farla diventare leggi dello Stato. Ma vi rendete conto che oggi... No, il fischietto no. Vi rendete conto che in questo paese che la Costituzione della Repubblica la fanno perché non vive la città, non vive la città, non vive la periferia come la viviamo noi, non sono mai venuti in periferia. Oggi ci ho fatto vedere due volte, nel 2011 per pigliare i voti e due mesi fa per andare a pigliare i voti un'altra volta. Noi andiamo in giro. Andiamo in giro per le piazze, tra le persone, e sentiamo un'altra città. Bravo! Forza Matteo! La nostra città, che è diversa da quella che vi descrivono. La nostra città, che è una città fatta di cuore, di identità, di cultura, che hanno affossato in questi 30 anni. Da Bassolino in poi... No, no, non dite niente, non dite niente, non guardate me che sono più bello, ma fatto bene mia mamma. Noi andiamo in giro, andiamo dalle associazioni anche di categoria.
categoria, dai professoroni, e non siamo degli sfigati, ci stanno ad ascoltare, ci fanno le domande e noi incredibilmente rispondiamo, perché abbiamo delle cose da dire e siamo capaci di dirle, gli altri non rispondono, fanno comizi elettorali quando vanno a parlare con le professioni, perché non sanno cosa dire. La Valenza, cosa volete che dica di Napoli? Lei è stata mandata dal Partito Democratico per fare i corsi comodi del Partito Democratico, per mettere la mano su Napoli Est, sul porto, su Baglioni e sui soldi di Napoli. Voti le Pieni e voti la Forza Italia, e lui viene a fare i dibattiti e dice: io sono una lista civica, non prenderci in giro, tu sei Forza Italia, Mara Carfaglia capolista, che a Napoli non vedremo mai, verrà una volta col suo tupino, il suo tagliere, e non verrà più, andrà a prendersi 20.000 euro in pagamento. È una deputata, rimarrà e la cacceremo e rimarrà a fare la deputata. Noi non siamo quello. Amici De Magistris, in 5 anni ha provato a fare una sola cosa, a salire a Roma. Ci ha provato con Imbroglia, ci ha riprovato con Civati, ci riprova con Fassina, ci riprova adesso con Podemos, diventa tutto il contrario di tutto. Una volta c'ha la bandana, una volta c'ha il pugno chiuso, una volta fa lo stupidino, una volta va ubriaco sul palco a dire cagati sotto Renzi, però si caga sotto di noi. Tutte le volte che ci vede gira la faccia come ha fatto oggi, che noi stavamo camminando, si è girato, ci ha voltato le spalle perché non ci guarda in faccia, perché ha paura di noi, ha paura di noi. Lo sa benissimo, fa finta di non conoscermi e dire dov'era Brambilla in questi 5 anni. Vorrei ricordare dov'ero, ero a Chiaiano nella periferia, a lottare per il mio territorio, il mio quartiere. Lui dove cazzo era in questi 5 anni? Bravo! Lettieri fa 2 milioni di euro per venire a fare il sindaco di Napoli. Non li guadagnerà in 20 anni da sindaco di Napoli 2 milioni di euro. Perché spende? È un filantropo di Napoli, vuole bene a Napoli, non si è mai fatto vedere, non ha fatto un consiglio comunale. Le sue aziende perdono 2 milioni di euro all'anno ed è indagato per bancarotta fraudolenta delle sue aziende. C'è una persona, prestanome, dell'Andrangheta, fiduciario di una delle sue aziende. Ma di cosa parliamo? E venite a parlare di... Questa gente ha rovinato questa città, l'ha rovinata, aveva promesso di fare le bonifiche, la poliestra dal 98 è sì di interesse nazionale, altro che Bagnoli, sono 10 volte Bagnoli, nessuno si interessa perché nessuno se ne fotte di quelle zone, interessano solo per mettere le bandierine, per mettere il CAF ogni elezione, addirittura Chiaiano che li scambiano tra di loro. Quest'anno non c'è più il solito candidato, ha prestato il CAF a un altro, ha cambiato il nome, perché si deve candidare quell'anno. Siamo stupidi. Noi qua ci vogliamo rimanere. Io cerco di dire che nessuno mi caccerà, neanche a calci in culo. Perché io ce l'ho con Matteo Salvini, non dico le parolacce. Mia mamma mi chiama al telefono, dice le parolacce. Come si fa a non dire una parolaccia a una persona che uno a Roma ladrona, si piglia 20.000 euro al mese da anni, non ha mai lavorato un giorno in vita sua? E lui va i soldi, dice che era quello che ha fatto. Ricorda, signor Salvini, quando c'era l'emergenza di tutti in Lombardia, assessore Galantini e sindaco, il suo sindaco di Milano all'epoca, mandavano i rifiuti a Napoli, perché per Napoli la prima cosa è l'accoglienza, l'altruismo, non le merde come Salvini che dicono che i rifiuti di Napoli tutti. Noi quando c'è da aiutare aiutiamo, perché il senso dei napoletani non ce l'ha nessuno in tutta Italia e tutto il mondo. Allora questa gente poi viene e dice:
vogliamo aiutare il sud. Renzi dice facciamo un piano per il sud, benissimo caro signor Renzi. E perché quando fai il piano ferrovie dai 1% al sud e dai tutto al nord? Vuoi aiutare le infrastrutture al sud, ma chi vuoi prendere in giro, caro Renzi, che viene e manderà un ministro al giorno? Del Rio va al porto, hanno affossato il porto e Del Rio va al porto per dire noi vogliamo investire nel porto. L'ha affossato De Luca del Partito Democratico, l'ha affossato il Partito Democratico e adesso dicono vogliamo fare lo sviluppo del porto. Dicono vogliamo fare di Bagnoli un bel progettino. Benissimo, cosa volete fare a Bagnoli? Mettiamo i servizi e l'industria. No, caro Renzi, noi vogliamo che Bagnoli diventi un centro turistico, un centro sportivo, il verde e ritorni a essere quello che era, una perla del turismo anche termale. Lo vogliamo noi cittadini, non vogliamo che decidiate voi che non c'entrate niente con questa città. Allora, noi cosa facciamo noi 5 Stelle? Noi ci informiamo e vi informiamo. Se voi siete qui è perché ragionate con la vostra testa, non ragionate come la televisione. Io sono andato a Matrix l'altra sera, non ti fanno parlare. È stata vergognosa quella trasmissione. E se c'è qualcuno di quella televisione, è stata vergognosa. Ha presentato l'ennesima presa in giro di Napoli con le baby gang che casualmente parlavano con i congiuntivi perfetti e con l'italiano perfetto a scantina. Non c'era mai bisogno di sottotitoli. Come devi chiedere, perché stiamo parlando? E questi sempre la solita storia, Napoli, Napoli, la legalità, la lontanza, siamo stati, nessuno che parli di cos'è Napoli, cosa può ridiventare, non diventare, ridiventare Napoli. Parlano di turismo, si sciacquano la bocca. 1.200.000 persone con le navi, 700.000 non scendono manco a terra, perché hanno paura di Napoli. Non vogliono andare perché non sanno dove andare, non si sentono sicuri. Io sono dal 1992 che giro per Napoli, che vivo Napoli, non è mai successo niente. L'ho amata dal primo giorno, da via dei tribunali, dalle scuole di Madre Teresa, ho capito che era la mia seconda città, perché non si può spiegare a parole questa cosa qua. Questa roba qua. Senti i suoni delle persone dal balcone, guarda le persone al balcone che vivono la città, controllano la città e sono parte integrante della città. Chi questo non l'ha mai vissuto non lo può capire. Una come la Valente non lo può capire. Luigi De Magistris dice che è parte del popolo, è un sindaco di strada, si sente parte del popolo, ma se sei parte del popolo devi ragionare come il popolo, sentire come il popolo che tu dici di amare, allora devi fare una sola cosa, essere sincero. Tu devi dire in televisione, e uno si confronta, che lasci 1.600.000.000 di debiti al comune di Napoli. Hai fallito, caro Gigino Amaretta, lasci 1.600.000.000 di debiti al comune di Napoli. Non devi prenderci in giro, non devi dire che fai il reddito di cittadinanza con i soldi che ci sono, perché non ci sono soldi. Questi soldi, 30 anni per ripagare il debito. Mio figlio avrà un figlio che pagherà il debito del signor De Magistris, della signora Iervolino e del signor Bassolino prima. Stiamo pagando 30 anni di malgoverno di questa città. Noi non ci spaventiamo, perché noi dietro non ci abbiamo nessuno, queste mani sono pulite. La coscienza è finita, noi non faremo nulla contro questa città e ci giocheremo nella sacra in fondo. Perché io, come tutti loro, continueremo a fare il nostro lavoro. Fortunatamente abbiamo un lavoro, chi non ce l'ha, chi non ce l'ha. È una situazione veramente drammatica, drammatica. Questo paese l'hanno distrutto, ma non ci riusciranno mai a togliere la dignità. Mai. Allora con la dignità, l'orgoglio e la fantasia noi possiamo fare tante cose, perché basta anche un poco di fantasia inventiva. A Napoli sono un po' di 1.600.000.000 di tutto il mondo. L'Apple viene investita a Napoli, perché viene a Napoli? Perché sono cervelli a Napoli, perché usano la testa in contatto.
che dei napoletani hanno inventato tutto il mondo. Prima si ricordava alcune cose, lo sapete, la prima avvocata donna di Napoli, del foro di Napoli. Poi abbiamo tagliato il naso a tutti. Abbiamo tagliato il naso a tutti, poi ci vengono a dare l'elemosina. Fanno il piano per il sud dando l'elemosina. Non ci abbiamo bisogno dell'elemosina noi del governo. Noi ci abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a tirar fuori il meglio di noi. Non a continuare a dire Napoli, Napoli non farà mai niente, tanto così, tanto colà. No, no, Napoli deve vivere, deve vivere. Noi abbiamo un diritto solo. Ce l'ha ricordato l'altra sera Beppe Grillo nello spettacolo. Nella Carta dei diritti americana un napoletano, Filangieri, gli chiesero: dimmi cosa vuoi inserire nella Carta dei diritti più importanti dell'umanità, quella americana, presa da esempio da tutto il mondo, disse il diritto alla felicità. Perché chi è felice può affrontare ogni giorno della sua vita. Chi non è felice non potrà mai fare niente nella vita. E io ve lo dico. Io ve lo dico, molti mi insultano, l'avete sentito, mi dicono che io non sono napoletano perché non sono una sei più napoletano di napoletano. Per essere napoletani significa averlo dentro, essere napoletano, e non si insegna, non si impara, e anche uno che è nato a Napoli può non essere napoletano. Se puoi scusarmi, bravo! Con le mie certezze, perché lì si pensa in Brianza, ricca, no? Stanno bene, non stanno bene, non stanno bene, perché quando togli il lavoro ma non c'hai niente dietro, non puoi mai stare bene. Invece chi qua non ha lavoro ma sta bene dentro, nella pancia, nel cuore, nella testa, e riesce comunque ad andare avanti, succeda quel che succeda, può solo che migliorare la sua vita, mai peggiorare. Bene. La mia felicità, la mia felicità l'ho trovata 10 anni fa sposando mia moglie e sposando questa città, e questa felicità non me la toglierà Bassolino, non me la toglierà Iertolino, non me la toglierà De Luca, non me la toglierà Gigino a manetta, Gigino a polpetta, la Valente, Lettieri, Taglia la Tela e tutti gli altri presso appresso. Non me la toglieranno i consiglieri di municipalità che vengono a bussare a casa, cammafati, cosa hai bisogno? 10 euro, 20 euro, dottor, vogliamo fare a rate, ti do 20 euro, gli altri 20 euro dopo il voto, facciamo così, te ne do 40 adesso, però poi 80 a fine voto, se passi ti do l'assessorato, no, no, tu l'assessorato no, facciamo che ti faccio fare sotto casa un bel abuso, così tanto non lo guarda nessuno. Oppure mettiamo dentro tutti gli staffisti, il costo più alto degli staffisti del comune è a Napoli, il costo più alto di tutta Italia è a Napoli, nessuno però lo dice, questa giunta della legalità, 25 assessori cambiati in 5 anni. Perché sono scappati tutti? Forse perché c'è il convoco di uscire da qualcuno, se non sono troppo giusto. Perché si è accorto che questo no, volevo, è un po' uscire un po' da fuori. Sì, 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 sì. No, stai no, davanti. Uscire un po' dalla calca della folla. Ok. Cioè, c'è l'artigiano gradito. Allora, qua c'è il gradito. Dove sono passati? Da dove sono venuti? Qua. Ci darà la testa. Sei tranquillo, Gigino. Io ce l'ho e lo continuo con mia moglie. Io continuerò a coltivare sia che vinco sia che perdo. Da qua usciamo. Mi piace. E da quando uno mette la mano nella terra, ti vede il frutto di quello che ha fatto, è la persona più felice del mondo. Quando qualcuno del centrodestra, Fini e Gasparri, dissero che gli uomini di Chiaiano non tengono le palle. Perché a Chiaiano nel 2008 in prima fila c'erano le donne, che abbiamo mandato avanti le donne, non conosce Napoli. Perché le donne di Napoli hanno un rapporto con la terra, che è madre generatrice, che non può avere nessuno. Allora quando tu tocchi il territorio e la terra, tocchi il loro corpo. Allora il loro corpo... Stai. No, sono... Sì, sì, per uscire un pochettino, altrimenti stavo troppo... Stavo troppo oppresso, grazie Margherita. Ciao, ci mettiamo la testa. Giorgio. No, veramente non l'ho vista più da dove sei messo. Matteo Brambilla, napoletano. L'avvisi, se la vedi, l'avvisi che sono uscito questa sera qua. Mettete uno o due nomi dei consiglieri comunali, 35 persone che ho presentato uno a uno e che conosco uno a uno.
il signor Ciccino, il signor Lettieri, la signora Valente non conoscono chi hanno in busta e fanno solo le figure del bene. Perché quando tu hai un pastore e non ti accorgi, quando hai un fascista e non ti accorgi, quando hai un cristiano e non ti accorgi, quando hai un ricco e non ti accorgi, tacci la carta, tacci la carta, a volte la voce.